La contraccezione riveste un'enorme importanza nella vita di una donna in età fertile. Attualmente abbiamo a disposizione numerosi contraccettivi, sia di tipo ormonale, sia di tipo barriera, il più frequentemente utilizzato è il profilattico. Sia i contraccettivi ormonali, quindi parliamo di pillola contraccettiva, di estroprogestinico o di mini pillola, quindi di una pillola che contiene solo il progestinico, sia il profilattico, quindi un metodo barriera, prevengono con un'altissima efficacia l'insorgenza di gravidanze indesiderate. Solo il preservativo però previene anche la trasmissione di malattie sessualmente trasmesse, per esempio l'HIV. La scelta del tipo di contraccettivo è una scelta importante per una donna e richiede un counseling mirato, adeguato, quindi è importante per una ragazza o per una giovane donna nel momento della scelta della modalità contraccettiva più congeniale a lei e alla coppia, richiedere una consulenza ginecologica in cui verranno proposti i vari metodi. Verranno illustrate quelle che sono le modalità di assunzione e si attuerà una scelta condivisa tra la donna e il ginecologo di riferimento personalizzata. Esistono diversi tipi di contraccettivi ormonali, alcuni vengono assunti per via orale, la pillola o le mini pillole, sono disponibili in commercio numerose formulazioni di contraccettivi ormonali che possono essere rappresentati da dispositivi intrauterini, quindi spirali a rilascio ormonale, piuttosto che impianti sottocutanei a lunga durata d'azione, quindi il vantaggio di queste formulazioni è quello di non dover essere assunte quotidianamente, piuttosto che anelli intravaginali o cerotti transdermici. Durante l'assunzione di una contraccezione ormonale, quindi di una pillola, a volte può verificarsi l'insorgenza di effetti indesiderati nella maggior parte dei casi lievi, quali per esempio lo spotting, un'insorgenza di cefalea o di un modesto aumento di peso. Nella maggior parte dei casi questi effetti indesiderati possono essere controllati attraverso una consulenza con uno specialista, ginecologo, comunque con del personale sanitario che può modificare la formulazione dell'estroprogestinico per venire incontro a quelle che sono le richieste della donna. La scelta di un contraccettivo ormonale è generalmente dettata dalla volontà della donna di ottenere una protezione efficace nei confronti delle gravidanze indesiderate. Esistono però delle condizioni ginecologiche, a volte realmente patologiche, in cui è indicata l'assunzione di una pillola della contraccezione ormonale, per esempio in casi di endometriosi, nei casi di irregolarità del ciclo mestruale. Al giorno d'oggi la scelta del migliore metodo contraccettivo è veramente molto vasta. Abbiamo a disposizione tantissime formulazioni ormonali con diversa modalità di assunzione, dei dispositivi intrauterini o gli impianti sottocutanei che non prevedono una regolare assunzione ma la cui durata, la cui efficacia è garantita per diversi anni, per cui direi che oggi per una donna che deve scegliere un contraccettivo la scelta migliore è affidarsi al suo ginecologo, parlare col ginecologo di quali sono le sue esigenze da un punto di vista della contraccezione e della sessualità e scegliere insieme la formulazione più adatta.